Restano ancora sulla terra alcuni bastioni del passato. Vi si vive ancora armati di arco e frecce, ornati di piume e fango. Una delle ultime roccaforti di queste antiche tradizioni si trova nella metà orientale della Nuova Guinea, grande isola del Pacifico del Sud. Le remote scogliere, le dense foreste di Papua Nuova Guinea, ricevono oggi la visita delle due equipe di Cousteau. La Calypso, viaggiatrice esperta, e l'Alcione con le sue turbovele. Vi troveranno fondali marini di un'esuberanza quasi immutata sin dai primordi. E sulla Terra incontreranno civiltà che vivono come sospese fra l'età della pietra e l'era spaziale. Per scoprire la seconda isola della Terra si organizzano tre squadre. La Calypso visiterà le isole al largo, un'equipe terrestre penetrerà fra le montagne dell'entroterra e l'Alcione, dopo aver esplorato il mare di Bismarck, risalirà il leggendario fiume Sepik. Serpeggiante al centro di un'ampia pianura palustre, il Sepik è il grande rio delle Amazzoni della Papuasia. I suoi villaggi rivieraschi ricevono solo rari visitatori che hanno voglia di fare un salto nel passato alla riscoperta di un mondo in cui ancora crescono culmo e bambù, dove ancora ci si sposta su piroghe ricavate da tronchi d'albero. Si vede raramente altrove un rapporto così stretto fra il fiume, la foresta e gli animali che la popolano. Là regna il coccodrillo del Sepik, cacciato, temuto e tuttavia venerato in quanto sovrano del mondo degli spiriti. In omaggio all'animale sacro, i giovani devono subire dolorose incisioni sulla pelle, le cui cicatrici ricorderanno le scaglie del coccodrillo, Dio e creatore di ogni cosa. Con questo film condividerete le avventure dell'equipe Cousteau in Papua Nuova Guinea, risalendo il fiume degli uomini coccodrillo. Cielo appena scosso dal passaggio dei monsoni che gonfiano i flutti del Sepik, Jean-Michel arriva a bordo dell'idrovolante Pappagallo per dare inizio ad una spedizione inconsueta per l'Alcione. L'equipe penetrerà in un mondo in cui l'acqua è insieme fonte di vita e di divinità. Gli abitanti del fiume raccontano che il Sepik scorre sin dall'inizio del mondo. Navigabile per 500 km, il Sepik è poco conosciuto dai cartografi e poco frequentato dalle imbarcazioni straniere. Dal punto di vista geologico, il Sepik è un fiume giovane che non smette di scavare il proprio cammino sinuoso, delimitato da villaggi la cui presenza umana è rimasta immutata sin dai tempi antichi. Su questa terra inondata dalle piene del fiume, l'umanità si è adattata all'acqua, ha inventato una vita galleggiante. Delle piroghe ricavate dagli alberi della riva servono da taxi, da camion e persino da bicicletta per i bambini del Sepik.
Per questi esperti barcaioli, un battello in alluminio venuto da un altro mondo è uno spettacolo affascinante. Il villaggio si svuota in un minuto. Al calar della notte, gli abitanti di Aibom ci danno il benvenuto a suon di tamburi. Nella casa degli spiriti che si trova in ogni villaggio sul fiume, gli anziani danzano in nostro onore. Ornati secondo la tradizione, esibiscono però a volte articoli molto apprezzati provenienti dal mondo esterno: pantaloncini, cinture, ghirlande di Natale. Nella stanza affollata, il calore è soffocante. Vengono accesi dei bracieri per cacciar via le mosche. Questo strano clima ci ricorda che penetriamo in un nuovo universo. Qui la vita è un dramma messo in scena da antenati defunti e dagli spiriti della natura. Solo una generazione fa, il passaggio alla maturità era segnato dalla cattura di un cranio umano. Il giorno seguente l'equipa partecipa ad una caccia quotidiana. Con gli uomini del villaggio imbarcati in una delle rare piroghe a motore, essa si inoltra in un ramo palustre alla ricerca di giovani coccodrilli. Non sono i coccodrilli quelli che affrontiamo per primi, ma nuvole di mosche onnipresenti sul Sepik. Per Mark Blessington e Philippe Rueff, il fiume è una prova di resistenza, con i suoi insetti invadenti e i suoi ostacoli vegetali. Questa caccia non è fatta per i cagionevoli di salute. Secondo la tradizione, gli uomini avanzano a piedi nudi finché non trovano un piccolo coccodrillo che prendono per le mascelle sperando di non imbattersi in un grosso adulto. A lungo ricercati per la loro carne, i coccodrilli sono oggi catturati più che altro per la loro pelle, venduta ai negozianti di cuoio. Sebbene venerato come spirito onnipotente, gli abitanti del fiume non vedono nulla di male nell'ucciderlo. Per loro, il dio e l'animale sono due entità distinte. Blessington chiede a che prezzo l'uomo venderà una pelle. Circa $20, gli risponde. Alcuni animali vengono smembrati sul posto, ma la maggior parte viene venduta ad allevamenti come quello di Ludwig Schulz a Dangoram. Schulz acquista gli animali catturati in natura, li ingrassa, affinché raggiungano un diametro di 18 centimetri, il minimo legale. Allo stato selvaggio, gli adulti di più di 50 centimetri sono protetti in qualità di riproduttori. Schulz spiega a Mark che si possono comprare coccodrilli con un giro di ventre di 9 centimetri. In seguito, l'animale viene allevato ed ingrassato finché raggiunge la taglia di abbattimento legale. Lavorando a piedi nudi in vivai che ospitano fino a 900 coccodrilli, il personale di Schulz non sembra certo preoccuparsi dei rischi. Quando si aggiungono giovani coccodrilli al gruppo, il personale prende la precauzione di tenere occupati gli adulti dando loro dell'anguilla tagliata a pezzi. Ma l'impresa di Schulz sembra minuscola se paragonata ad un altro allevamento della Papuasia.
vicino alla città di Lae, vi sono dei vivai che ospitano fino a 25.000 coccodrilli. Un gruppo simile consuma ogni giorno 6 tonnellate di pollo a pezzi. Le frattaglie di 19.000 volatili. La Papua Nuova Guinea esporta annualmente circa 30.000 pelli di coccodrillo, acquistate dagli industriali giapponesi ed europei. Oggi, tuttavia, le popolazioni selvatiche hanno accennato una rimonta dopo aver rasentato l'estinzione. Questo perché gli allevatori e i cacciatori hanno dovuto attenersi a leggi molto severe. Gli allevamenti di giovani coccodrilli ridurranno forse il numero di animali cacciati. I ricercatori devono tener conto della strana sensibilità delle uova di coccodrillo alla temperatura. Le uova covate al di sopra dei 31 gradi centigradi generano dei maschi, al di sotto dei 29 gradi solo femmine. A prescindere dal loro sesso, appena nati sono privi dell'aggressività propria dei coccodrilli e dotati invece di una certezza inscritta nei geni della specie da un passato molto lontano. L'acqua è il loro ambiente naturale. Guidato nell'alto fiume da James Kinjimali, esperto navigatore del SEPIC, l'alcione entra in acque inquietanti. Le barche si rivelano poco affidabili. Lo scandaglio rivela canali e banchi di sabbia fluttuanti. Per reperire questi pericoli nascosti, si sonda anche davanti all'alcione. Inoltre, bisogna prestare attenzione ai vortici, alle isole vegetali galleggianti e ai tronchi che potrebbero danneggiare un'elica. Senza incidenti, la nave arriva a Korogo, un villaggio in cui si rende omaggio al coccodrillo in modo singolare. Qui, fra scheletri e sculture, gli abitanti del villaggio onorano la loro divinità protettrice, il potente spirito coccodrillo. Da secoli, gli uomini del SEPIC creano opere d'arte oggi apprezzate in tutto il mondo da musei e collezionisti d'arte primitiva. Utilizzano arnesi rudimentali, ornano le sculture con conchiglie, le tingono con pigmenti naturali, imbelliscono il tutto con rappresentazioni della natura, dagli utensili agli strumenti musicali, alle maschere per le danze ancestrali. Tuttavia, la loro opera più prestigiosa non è una scultura, ma una costruzione. Senza usare alcuno strumento moderno, ogni villaggio sul SEPIC costruisce un edificio impressionante, la casa degli spiriti, riparo per le reliquie sacre e punto d'incontro per gli uomini. Gli artigiani tracciano meticolosamente le immagini degli spiriti sui pilastri, le travi, i piloni. Secondo Mark Blessington, la vita in riva al SEPIC non è cambiata di molto dalle descrizioni che ne diedero nel 1938 gli antropologi Gregory Bateson e Margaret Mead, che vediamo qui dare un giocattolo ai bambini. Mead e Bateson si sono appassionati a questa cultura che insieme venerava e cacciava il coccodrillo.
tastando a piedi nudi il fondo del fiume, gli indigeni pensavano che i coccodrilli non li avrebbero attaccati sott'acqua per paura di annegare se avessero aperto troppo la bocca. Il culto del coccodrillo era così forte che si scarificava la pelle dei giovani con un coltello di bambù per evocare le sue scaglie. Ogni villaggio aveva il proprio motivo di cicatrici, a mo' di blasone. Questa pratica, che consiste nell'incidere la cute, è ancora in uso oggi. Per i giovani è un rito che segna il passaggio dalle cure materne alla società degli uomini adulti. Avendo saputo dell'imminente cerimonia di scarificazione, l'equipe è venuta a Corogo. Blessington chiede al suo interlocutore se ha avuto paura il giorno in cui gli è stata incisa la pelle. Quando hanno cominciato, dice, ho pianto, mi torcevo di dolore. Poi ho vissuto 6 mesi nella casa degli spiriti, dove gli anziani mi hanno istruito. Quando ne uscì, mia madre era fiera. Io ero grande. Conoscevo tutti i segreti. Come per le generazioni precedenti, gli uomini di Corogo danzeranno tutta la notte per prepararsi all'ora cruciale della scarificazione. All'alba si presentano i futuri iniziati. Gli adolescenti vengono separati dalle madri ansiose, alle quali è vietato assistere alla cerimonia o vedere i tamburi sacri. Ecco gli ultimi danzatori che oltrepassano il muro di foglie che preserva il segreto. L'ora della scarificazione si avvicina. Gli uomini della famiglia accompagnano i 3 postulanti fino al luogo della cerimonia, passando attraverso una porta stretta simbolica. Masticano dei leggeri analgesici naturali, mediocre rimedio contro l'enorme dolore che sentiranno. L'equipe Cousteau è autorizzata ad assistere alla prova, ma non deve filmare le incisioni sacre ora praticate usando lamette di rasoio. L'operazione dura quasi 2 ore e disegna un motivo che copre 2/3 del corpo. Fuori le madri attendono. Quando tutto è finito, si somministra un olio vegetale dalle virtù curative ai giovani troppo indeboliti per restare in piedi. Stesi su una piroga rovesciata, riprendono le forze. Poi entreranno nella casa degli spiriti dove riceveranno 6 mesi di insegnamento. Impareranno i canti e i miti tradizionali del villaggio e diventeranno biblioteche viventi in un mondo privo di scrittura. Un giorno anch'essi riprodurranno questi disegni sui propri figli a immagine del coccodrillo, convinti che una prova così dolorosa debba emanare una forza magica.
In ogni villaggio sul Sepik, la casa degli spiriti è dominio sacrosanto degli uomini. Una donna metterebbe a repentaglio la propria vita entrandoci. A Korogo, tuttavia, l'equipe Cousteau vi è ammessa e beneficia di un privilegio raro: vedere e sentire i flauti sacri, tesoro del villaggio. Le genti del fiume credono che le note dei flauti siano le voci degli antenati che si alleano agli spiriti della natura per dirigere gli avvenimenti e sono ovunque, nelle pietre, negli alberi, nel vento, nell'acqua. Si può invocare il potere degli spiriti con canti e segreti che gli anziani tramandano solamente ad un piccolo gruppo di giovani degni di diventare i guardiani della saggezza del fiume. La nostra equipe impara anche che gli anziani nella casa degli spiriti invocano l'aldilà per calmare una tempesta, far prosperare le colture o guarire una malattia. Un uomo mostra un osso ingiallito dal tempo. L'osso, spiega, apparteneva ai suoi antenati. Ha dato all'osso un potere magico aggiungendo alcune foglie. Dice a Blessington e a Kijimali che l'osso di suo nonno è magico. Può guarire un mal di testa o di stomaco se viene messo assieme ad alcune foglie sulla persona malata e si intona un canto segreto. Dicono a Kijimali che i loro rimedi si applicano solo per le malattie benigne. Non possono aiutare quelli che sono destinati a morire, sebbene i loro antenati, secondo loro, fossero stati capaci di far risuscitare i morti. Vedono poca differenza fra la medicina moderna e la loro, e capita a volte che le combinino. James spiega come si possa curare un mal di testa con un'incisione e un salasso. Il salasso viene adottato solo nel caso in cui ossa e canti siano inefficaci. In passato quest'uomo fu inciso con un coltello di bambù per far uscire il dolore dal suo petto. Molti anziani conoscono gli spiriti della foresta e del fiume, ma Thomas Sua, guaritore di Korogo, è altrettanto preparato sulla farmacopea vegetale degli antichi. Usa radici, foglie, cortecce come medicinali e ha appena raccolto delle foglie che secondo lui curano la malaria. Esse provocano una sensazione di bruciore, dice. Le prova prendendo come cavia il capitano Ruef. Un uomo colpito da malaria è venuto a trovare Sua, piuttosto che andare all'ambulatorio regionale, convinto del valore della medicina tradizionale. Questi metodi sono diffusi lungo il Sepik, dove le mosche propagano il flagello onnipresente della malaria. Ma qui gli spiriti sono la fonte di miracoli e miserie. La malaria non è una malattia qualunque, ma il castigo meritato, d'origine soprannaturale. Una navigazione notturna porta l'alcione a Kub Kain, a valle di Korogo.
Come tutti i villaggi rivieraschi, Kubkain onora il proprio spirito protettore. All'arrivo dell'equipe Cousteau, gli uomini del villaggio si stanno preparando a partire a caccia dell'animale a cui votano il proprio culto. Avvertono i loro cani soffiando su di essi dello zenzero. A Kubkain non si venera un abitante del fiume, ma una creatura della foresta. Loro preda è un timido vegetariano parente marsupiale dell'opossum. Lo si chiama Cusco. Cacciato un po' dappertutto, sia per la pelliccia che per la carne, il pacifico Cusco è anche un buon compagno. Oggi il capo del villaggio di Kubkain decide che il nuovo catturato non verrà né abbattuto né addomesticato. Affascinato dallo strano battello bianco appena arrivato, offre il Cusco al comandante Ruef. Questo gesto di amicizia è commovente, perché Kubkain ha così fatto dono della sua più potente magia. L'alcione si rimette in rotta, con a bordo un inaspettato passeggero. Sul giornale di bordo si legge: imbarcato oggi un Cusco, mascotte della nave e spirito protettore. Attraverso una distesa d'erbe galleggianti, l'alcione si dirige verso il lago Chambri, collegato al Sepik da un canale sinuoso. Durante il lungo percorso, il cuoco Alain Furic offre uno spuntino alla nuova recluta dell'equipaggio, ma il Cusco reticente preferisce astenersi. La traversata di questa verzura liquida ispira la fotografa Anne-Marie Cousteau, che inquadra l'immagine dall'alto di un trespolo precario. Rassicuratosi, l'animale notturno riprende i suoi ritmi normali. Di giorno dorme.
il lago Chambri, gli uomini abbattono gli alberi e ricavano dai tronchi le piroghe con una tecnica già in uso fra i loro antenati. La lama è cambiata, da pietra squadrata ad acciaio, ma il prodotto finito non muta da tempo immemore. Una piroga è il bene più prezioso per la gente del fiume. Le strade non li attirano molto e senza imbarcazioni il commercio e la pesca di cui vivono sarebbe impossibile. Sin da bambini imparano simultaneamente a camminare e a destreggiarsi su una piroga e diventano tanto abili da navigare in piedi su barchette in cui altri avrebbero persino difficoltà a salire. Usano reti classiche tessute a mano, ma la cozzaglia di vegetazione che riempie il Sepik li obbliga ad escogitare altri sistemi. Posta sul fondo, una cesta in fogliame passa per nascondiglio agli occhi di un pesce gatto. A sua insaputa, eccolo in trappola. Un cono fatto di ramoscelli spinosi, munito di un'esca centrale, acciuffa un pesce troppo curioso. Qui la vita umana dipende strettamente dalla natura, ma questo equilibrio è fragile. Dall'idrovolante Pappagallo, il pilota Michel Sullivan osserva porzioni del lago Chambri che si sono ricoperte in 10 anni appena di un'invadente pianta acquatica. I danni subiti dalle peschiere hanno ridotto alla fame alcuni villaggi. Il colpevole è una felce d'acqua proveniente dall'Amazzonia, la Salvinia molesta. Introdotta accidentalmente nel Sepik, forse a causa di un acquario domestico, si è diffusa rapidamente in assenza di nemici naturali, al punto da bloccare a tratti il passaggio delle piroghe, rendendo difficilissima la sopravvivenza delle popolazioni locali. Secondo i biologi, questa pianta può raddoppiare il suo volume in pochi giorni. Le genti del fiume hanno visto in questa infestazione una punizione degli spiriti. La Salvinia invade buona parte del Sepik e il 90% del lago Chambri. Si pensava di polverizzare degli erbicidi, ma i ricercatori hanno scoperto un nemico naturale, una calandra brasiliana che va matta per la Salvinia. Ne sono state importate e poi liberate 1 milione. In 2 anni la Salvinia è nettamente diminuita. Oggi i corsi d'acqua sono meno asfissiati dalla Salvinia, ma le conseguenze di questo flagello persistono. In alcuni villaggi circa metà della popolazione è partita alla ricerca di nuovi mezzi di sussistenza. Mark chiede quante persone siano emigrate per ragioni economiche. Gli uomini di Vom Bum spiegano che i danni subiti dalla pesca e dal commercio a causa della Salvinia hanno obbligato molti giovani a spostarsi verso la costa. Adesso si mantengono lavorando in fabbrica o vendendo sculture ai turisti. Molti non sono più tornati, certo attratti da ciò che i paesani chiamano le luci della città. Le donne restano sole ad allevare i figli e a sopravvivere alla meno peggio. Spesso i loro mariti formano con altre donne nuove famiglie in città. Nella città costiera di Wiwak, l'equipe Cousteau ritrova degli emigranti di Wom Bum. Hanno costruito alloggi rudimentali ai confini della città, pallide imitazioni dei loro villaggi sul lago Chambri. Quando fanno dimostrazioni di musica sacra e soprattutto a scopo turistico. Ancora pregni della cultura del Sepik, cercano di ricrearla qui, edificando una piccola casa degli spiriti dove scolpiscono ricordi e il denaro guadagnato viene generalmente spedito a casa. Sempre ossessionati dalle tradizioni ancestrali, restano fra di loro e fanno ciò che sanno fare meglio, chiudersi in una casa degli spiriti e scolpire.
Alcune migliaia di turisti vengono ogni anno in queste regioni, attratti dall'arte tradizionale e dagli affascinanti costumi ancora tanto vivi fra i popoli del fiume. Per questo, la produzione di borse tessute e di maschere sacre è aumentata. Ma questi oggetti sono sempre fatti con estrema cura, come insegna la tradizione. Quando se ne presenta l'occasione, alcuni danzatori indigeni vengono assunti per l'animazione negli hotel. L'esuberanza delle genti del Sepik rimane intatta, indipendentemente dalle circostanze o dall'età. Una lunga storia di segreti preservati e di tradizioni artistiche li unisce ancora al fiume lontano. Se hanno lasciato il Sepik fisicamente, ne restano comunque intimamente legati. Alla ricerca di un uomo conosciuto lungo tutto il fiume, Jean-Michel si porta a Kambaramba. Il pappagallo si sposta fra le abitazioni costruite su palafitte, i cui occupanti subiscono ogni anno 9 mesi di piena. Il villaggio fa parte di un'ampia parrocchia sul fiume, quella di padre Cherubin Dambui. Formato secondo il culto dei flauti sacri, è tuttavia divenuto un prete cattolico. Dambui incarna la cultura ibrida del fiume, associando le credenze ancestrali a quelle del cristianesimo. Dambui crede di rientrare nella tradizione antica votata a morire. Conosce i racconti di un lontano passato, suona flauto e tamburo. Alcuni hanno condannato i flauti. I cattolici stessi sono scioccati nel vederlo suonare il flauto, ma lui pensa sia bello e non intende rinunciarvi. La cultura del Sepik fu minacciata per la prima volta verso il 1880, quando arrivarono gli esploratori tedeschi e diedero un nuovo nome al fiume. Iniziarono poi a valutarne le eventuali risorse sfruttabili. Non trovarono nulla di prezioso su queste terre inondate, ma incontrarono indigeni stupefacenti, ancora cacciatori di teste, e vollero fare commercio con i nuovi venuti. Allora gli indigeni stessi furono considerati una risorsa. Vennero i reclutatori di manodopera che si impossessarono con la forza nei villaggi di lavoratori per le piantagioni di cocco del litorale. Li seguirono dei missionari e alcuni di loro diedero fuoco alle opere d'arte delle case degli spiriti che sembravano loro blasfeme. La maggior parte dei preti rifiuta oggi il proselitismo ostinato di un tempo e preferisce consacrarsi al progresso della salute e dell'istruzione. Ma il miscuglio di costumi ancestrali e religione occidentale produce ancora una certa confusione. Padre Dambui spiega che occorreranno diverse generazioni per vivere in modo nuovo le proprie pratiche culturali e adattarle a un mondo nuovo, a idee nuove, a una diversa situazione. Padre Dambui mi invita ad assistere alla messa, unica nel suo genere, che celebra nel villaggio di Angoramma. La scelta di combinare la liturgia cattolica alle usanze del Sepik spesso sciocca gli altri preti. Ma è gradita agli abitanti del villaggio, che vengono indossando i più bei costumi tradizionali e seguono con attenzione le sue versioni in pidgin dei Vangeli e degli inni cristiani.
Sono molti quelli che adottano un nuovo dio senza abbandonare gli spiriti naturali, visti sotto forma di coccodrillo o di cusco, e invocati dalle note del flauto. Alcuni praticano entrambe le religioni. Non mi sembra si convertono ad un culto straniero, ma piuttosto incorporano lentamente delle idee venute dall'esterno al loro stile di vita, al loro idioma spirituale. Così, mentre i piccoli e i figli dei cacciatori di teste fanno la comunione, la musica e le emozioni del Sepik vengono introdotte in una cerimonia austera. Il pavimento di bambù della chiesa sobbalza come un trampolino per la loro esuberanza. La vita cambia lungo il Sepik e tuttavia resta inalterata. Per far fronte ai bisogni che un giorno la nuova società del Sepik conoscerà, i bambini di Kubkain frequentano la scuola di una missione. Senza carta né penna, essi memorizzano l'inglese scrivendo le parole con la punta delle dita, in aria o sul loro banco. Vengono iniziati a realtà esotiche. I treni, per esempio, che qui non esistono. Un treno è un mezzo di trasporto terrestre. Ma oggi i maestri fanno comunque di tutto per renderli profondamente fieri del loro passato, della ricchezza della loro arte e delle loro tradizioni. A Timbunke, Mark e io diciamo addio alla vita del Sepik. Tempi sempre più difficili si avvicinano, ma la gente qui mantiene la calma restando tanto più vicina alla natura di quanto non lo fossero i nostri avi più lontani. Trasformano il fiume in un luogo di giochi, l'albero in farina alimentare o in piroga. Hanno preservato ciò che molti hanno perso, la consapevolezza che ogni singola entità è parte integrante di un tutto in cui l'essere umano è legato alla terra e al coccodrillo, al sole, all'albero e all'acqua. Forse adoriamo altri dei, ma abbiamo tutti la stessa venerazione per l'incomprensibile magia della vita. Non ci resta che un'ultima cosa da fare: ridare ad un amico il suo posto nel vasto schema dell'esistenza. Il viaggio è stato strano per noi, ma lo è stato ancor di più per il nostro ospite temporaneo. Momentaneamente sfasato, presto riprenderà la sua vita tranquilla fra il fogliame alto, fuori dalla portata delle cineprese. La sua avventura somiglia a quella dei popoli del Sepik. Hanno conosciuto uno stralcio di vita moderna, ma restano ancora aggrappati con forza alle loro culture antiche, sempre in rinnovamento, ma sempre uguali, come le acque del fiume.
Ucciderlo. Per loro il dio e l'animale sono due entità distinte. Blessington chiede a che prezzo l'uomo venderà una pelle. Circa $20, gli risponde. Alcuni animali vengono smembrati sul posto, ma la maggior parte viene venduta ad allevamenti come quello di Ludwig Schulz a Dangoran. Schulz acquista gli animali catturati in natura, li ingrassa affinché raggiungano un diametro di 18 cm, il minimo legale. Allo stato selvaggio, gli adulti di più di 50 cm sono protetti in qualità di riproduttori. Schulz spiega a Mark che si possono comprare coccodrilli con un giro di ventre di 9 cm. In seguito, l'animale viene allevato ed ingrassato finché raggiunge la taglia di abbattimento legale. Lavorando a piedi nudi in vivai che ospitano fino a 900 coccodrilli, il personale di Schulz non sembra certo preoccuparsi dei rischi. Quando si aggiungono giovani coccodrilli al gruppo, il personale prende la precauzione di tenere occupati gli adulti dando loro dell'anguilla tagliata a pezzi. Ma l'impresa di Schulz sembra minuscola se paragonata ad un altro allevamento della Papuasia. Vicino alla città di Lae vi sono dei vivai che ospitano fino a 25.000 coccodrilli. Un gruppo simile consuma ogni giorno 6 tonnellate di pollo a pezzi, le frattaglie di 19.000 volatili. La Papua Nuova Guinea esporta annualmente circa 30.000 pelli di coccodrillo, acquistate dagli industriali giapponesi ed europei. Oggi, tuttavia, le popolazioni selvatiche hanno accennato una rimonta dopo aver rasentato l'estinzione. Questo perché gli allevatori e i cacciatori hanno dovuto attenersi a leggi molto severe. Gli allevamenti di giovani coccodrilli ridurranno forse il numero di animali cacciati. I ricercatori devono tener conto della strana sensibilità delle uova di coccodrillo alla temperatura. Le uova covate al di sopra dei 31 gradi centigradi generano dei maschi. In omaggio all'animale sacro, i giovani devono subire dolorose incisioni sulla pelle, le cui cicatrici ricorderanno le scaglie del coccodrillo, dio e creatore di ogni cosa. Con questo film condividerete le avventure dell'equipe Cousteau in Papua Nuova Guinea, risalendo il fiume degli uomini coccodrillo.
un cielo appena scosso dal passaggio dei monsoni che gonfiano i flutti del Sepik, Jean-Michel arriva a bordo dell'idrovolante Pappagallo per dare inizio ad una spedizione inconsueta per l'Alcione. L'Equipe penetrerà in un mondo in cui l'acqua è insieme fonte di vita e di divinità. Gli abitanti del fiume raccontano che il Sepik scorre sin dall'inizio del mondo. Navigabile per 500 km, il Sepik è poco conosciuto dai cartografi e poco frequentato dalle imbarcazioni straniere. Dal punto di vista geologico, il Sepik è un fiume giovane, che non smette di scavare il proprio cammino sinuoso, delimitato da villaggi la cui presenza umana è rimasta immutata sin dai tempi antichi. Su questa terra inondata dalle piene del fiume, l'umanità si è adattata all'acqua, ha inventato una vita galleggiante. Delle piroghe ricavate dagli alberi della riva servono da taxi, da camion e persino da bicicletta per i bambini del Sepik. Per questi esperti barcaioli, un battello in alluminio venuto da un altro mondo è uno spettacolo affascinante. Il villaggio si svuota in un minuto. Non sono i coccodrilli quelli che affrontiamo per primi, ma nuvole di mosche onnipresenti sul Sepik. Per Mark Blessington e Philippe Rueff, il fiume è una prova di resistenza, con i suoi insetti invadenti e i suoi ostacoli vegetali. Questa caccia non è fatta per i cagionevoli di salute. Secondo la tradizione, gli uomini avanzano a piedi nudi finché non trovano un piccolo coccodrillo che prendono per le mascelle sperando di non imbattersi in un grosso adulto. A lungo ricercati per la loro carne, i coccodrilli sono oggi catturati più che altro per la loro pelle, venduta ai negozianti di cuoio. Sebbene venerato come spirito onnipotente, gli abitanti del fiume non vedono nulla di male nell'ucciderlo. Per loro, il dio e l'animale sono due entità distinte. Blessington chiede a che prezzo l'uomo venderà una pelle. Circa $20, gli risponde. Alcuni animali vengono smembrati sul posto, ma la maggior parte viene venduta ad allevamenti come quello di Ludwig Schulz a Dangoram. Schulz acquista gli animali catturati in natura, li ingrassa, affinché raggiungano un diametro di 18 cm, il minimo legale. Allo stato selvaggio, gli adulti di più di 50 cm sono protetti in qualità di riproduttori. Schulz spiega a Mark che si possono comprare coccodrilli con un giro di ventre di 9 cm. In seguito, l'animale viene allevato ed ingrassato finché raggiunge la taglia di abbattimento legale. Lavorando a piedi nudi in vivai che ospitano fino a 900 coccodrilli, il personale di Schulz non sembra certo preoccuparsi dei rischi. Quando si aggiungono giovani coccodrilli al gruppo, il personale prende la precauzione di tenere occupati gli adulti, dando loro dell'anguilla tagliata a pezzi. I Wiwak, l'Equipe Cousteau ritrova degli emigranti di Wombun. Hanno costruito alloggi rudimentali ai confini della città, pallide imitazioni dei loro villaggi sul lago Chambri. Quando fanno dimostrazioni di musica sacra e soprattutto a scopo turistico.
Ancora pregni della cultura del Sepik, cercano di ricrearla qui, edificando una piccola casa degli spiriti dove scolpiscono ricordi e il denaro guadagnato viene generalmente spedito a casa. Sempre ossessionati dalle tradizioni ancestrali, restano fra di loro e fanno ciò che sanno fare meglio, chiudersi in una casa degli spiriti e scolpire. Alcune migliaia di turisti vengono ogni anno in queste regioni, attratti dall'arte tradizionale e dagli affascinanti costumi ancora tanto vivi fra i popoli del fiume. Per questo, la produzione di borse tessute e di maschere sacre è aumentata. Ma questi oggetti sono sempre fatti con estrema cura, come insegna la tradizione. Quando se ne presenta l'occasione, alcuni danzatori indigeni vengono assunti per l'animazione negli hotel. L'esuberanza delle genti del Sepik rimane intatta, indipendentemente dalle circostanze o dall'età. Una lunga storia di segreti preservati e di tradizioni artistiche li unisce ancora al fiume lontano. Se hanno lasciato il Sepik fisicamente, ne restano comunque intimamente legati. Alla ricerca di un uomo conosciuto lungo tutto il fiume, Jean-Michel si porta a Kambaramba. Il pappagallo si sposta fra le abitazioni costruite su palafitte, i cui occupanti subiscono ogni anno 9 mesi di piena. Il villaggio fa parte di un'ampia parrocchia sul fiume, quella di padre Cherubin Dambui. Formato secondo il culto dei flauti sacri, è tuttavia divenuto un prete cattolico. Dambui incarna la cultura ibrida del fiume, associando le credenze ancestrali a quelle del cristianesimo. I feel very much. Loro preda è un timido vegetariano parente marsupiale dell'opossum. Lo si chiama Cusco. Cacciato un po' dappertutto, sia per la pelliccia che per la carne, il pacifico Cusco è anche un buon compagno. Oggi il capo del villaggio di Kubkain decide che il nuovo catturato non verrà né abbattuto né addomesticato. Affascinato dallo strano battello bianco appena arrivato, offre il Cusco al comandante Ruef.
Questo gesto di amicizia è commovente, perché Kubkain ha così fatto dono della sua più potente magia. L'alcione si rimette in rotta, con a bordo un inaspettato passeggero. Sul giornale di bordo si legge: imbarcato oggi un Cusco, mascotte della nave e spirito protettore. Attraverso una distesa d'erbe galleggianti, l'alcione si dirige verso il lago Chambri, collegato al Sepik da un canale sinuoso. Al calar della notte, gli abitanti di Aibom ci danno il benvenuto a suon di tamburi. Nella casa degli spiriti che si trova in ogni villaggio sul fiume, gli anziani danzano in nostro onore. Ornati secondo la tradizione, esibiscono però a volte articoli molto apprezzati provenienti dal mondo esterno: pantaloncini, cinture, ghirlande di Natale. Nella stanza affollata, il calore è soffocante. Vengono accesi dei bracieri per cacciar via le mosche. Questo strano clima ci ricorda che penetriamo in un nuovo universo. Qui la vita è un dramma messo in scena da antenati defunti e dagli spiriti della natura. Solo una generazione fa, il passaggio alla maturità era segnato dalla cattura di un cranio umano. Il giorno seguente l'equipa partecipa ad una caccia quotidiana. Con gli uomini del villaggio imbarcati in una delle rare piroghe a motore, essa si inoltra in un ramo palustre alla ricerca di giovani coccodrilli. Non sono i coccodrilli quelli che affrontiamo per primi, ma nuvole di mosche onnipresenti sul Sepik. Per Mark Blessington e Philippe Rueff, il fiume è una prova di resistenza, con i suoi insetti invadenti e i suoi ostacoli vegetali. Questa caccia non è fatta per i cagionevoli di salute. Secondo la tradizione, gli uomini avanzano a piedi nudi finché non trovano un piccolo coccodrillo che prendono per le mascelle sperando di non imbattersi in un grosso adulto. A lungo ricercati per la loro carne, i coccodrilli sono oggi catturati più che altro per la loro pelle, venduta ai negozianti di cuoio. Sebbene ben ricordo si legge: imbarcato oggi un Cusco, mascotte della nave e spirito protettore. Attraverso una distesa d'erbe galleggianti, l'alcione si dirige verso il lago Chambri, collegato al Sepik da un canale sinuoso. Durante il lungo percorso, il cuoco Alain Furic offre uno spuntino alla nuova recluta dell'equipaggio, ma il Cusco reticente preferisce astenersi. La traversata di questa verzura liquida ispira la fotografa Anne-Marie Cousteau, che inquadra l'immagine dall'alto di un trespolo precario. Rassicuratosi, l'animale notturno riprende i suoi ritmi normali. Di giorno dorme.
Lungo il lago Chambri, gli uomini abbattono gli alberi e ricavano dai tronchi le piroghe con una tecnica già in uso fra i loro antenati. La lama è cambiata, da pietra squadrata ad acciaio, ma il prodotto finito non muta da tempo immemore. Una piroga è il bene più prezioso per la gente del fiume. Le strade non li attirano molto e senza imbarcazioni il commercio e la pesca di cui vivono sarebbe impossibile. Sin da bambini imparano simultaneamente a camminare e a destreggiarsi su una piroga e diventano tanto abili da navigare in piedi su barchette in cui altri avrebbero persino difficoltà a salire. Usano reti classiche tessute a mano, ma la cozzaglia di vegetazione che riempie il Sepik li obbliga ad escogitare altri sistemi. Posta sul fondo, una cesta in fogliame passa per nascondiglio agli occhi di un pesce gatto. A sua insaputa, eccolo in trappola. Un cono fatto di ramoscelli spinosi, munito di un'esca centrale, acciuffa un pesce troppo curioso. Gli uomini della famiglia accompagnano i tre postulanti fino al luogo della cerimonia, passando attraverso una porta stretta simbolica. Masticano dei leggeri analgesici naturali, mediocre rimedio contro l'enorme dolore che sentiranno. L'équipe Cousteau è autorizzata ad assistere alla prova, ma non deve filmare le incisioni sacre ora praticate usando lamette di rasoio. L'operazione dura quasi 2 ore e disegna un motivo che copre 2/3 del corpo. Fuori le madri attendono. Quando tutto è finito, si somministra un olio vegetale dalle virtù curative ai giovani troppo indeboliti per restare in piedi. Stesi su una piroga rovesciata, riprendono le forze. Poi entreranno nella casa degli spiriti dove riceveranno 6 mesi di insegnamento. Impareranno i canti e i miti tradizionali del villaggio e diventeranno biblioteche viventi in un mondo privo di scrittura. Un giorno anch'essi riprodurranno questi disegni sui propri figli a immagine del coccodrillo, convinti che una prova così dolorosa debba emanare una forza magica. In ogni villaggio sul Sepik, la casa degli spiriti è dominio sacrosanto degli uomini. Una donna metterebbe a repentaglio la propria vita entrandoci. A Korogo, tuttavia, l'équipe Cousteau vi è ammessa e beneficia di un privilegio raro: vedere e sentire i flauti sacri, tesoro del villaggio. Le genti del fiume credono che le note dei flauti siano le voci degli antenati che si alleano agli spiriti della natura per dirigere gli avvenimenti e sono ovunque, nelle pietre, negli alberi, nel vento, nell'acqua. Si può invocare il potere. Maybe we're gonna
venito! Restano ancora sulla terra alcuni bastioni del passato. Vi si vive ancora armati di arco e frecce, ornati di piume e fango. Una delle ultime roccaforti di queste antiche tradizioni si trova nella metà orientale della Nuova Guinea, grande isola del Pacifico del Sud. Le remote scogliere, le dense foreste di Papua Nuova Guinea ricevono oggi la visita delle due equipe di Cousteau. La Calypso, viaggiatrice esperta, e il Lancione con le sue turbovele. Vi troveranno fondali marini di un'esuberanza quasi immutata sin dai primordi. E sulla Terra incontreranno civiltà che vivono come sospese fra l'età della pietra e l'era spaziale. Per scoprire la seconda isola della Terra si organizzano tre squadre. La Calypso visiterà le isole al largo, un'equipe terrestre penetrerà fra le montagne dell'entroterra e l'Alcione, dopo aver esplorato il mare di Bismarck, risalirà il leggendario fiume Sepik. Serpeggiante al centro di un'ampia pianura palustre, il Sepik è il grande rio delle Amazzoni della Papuasia. I suoi villaggi rivieraschi ricevono solo rari visitatori che hanno voglia di fare un salto nel passato alla riscoperta di un mondo in cui ancora crescono culmo e bambù, dove ancora ci si sposta su piroghe ricavate da tronchi d'albero. Si vede raramente altrove un rapporto così stretto fra il fiume, la foresta e gli animali che la popolano. Là regna il coccodrillo del Sepik, cacciato, temuto e tuttavia venerato in quanto sovrano del mondo degli spiriti. In omaggio all'animale sacro, i giovani devono subire dolorose incisioni sulla pelle, le cui cicatrici l'equipe Cousteau è autorizzata ad assistere alla prova, ma non deve filmare le incisioni sacre ora praticate usando lamette di rasoio. L'operazione dura quasi due ore e disegna un motivo che copre due terzi del corpo. Fuori le madri attendono. Quando tutto è finito, si somministra un olio vegetale dalle virtù curative ai giovani troppo indeboliti per restare in piedi. Stesi su una piroga rovesciata, riprendono le forze. Poi entreranno nella casa degli spiriti dove riceveranno sei mesi di insegnamento. Impareranno i canti e i miti tradizionali del villaggio e diventeranno biblioteche viventi in un mondo privo di scrittura. Un giorno anch'essi riprodurranno questi disegni sui propri figli a immagine del coccodrillo, convinti che una prova così dolorosa debba emanare una forza magica. In ogni villaggio sul Sepik, la casa degli spiriti è dominio sacrosanto degli uomini. Una donna metterebbe a repentaglio la propria vita entrandoci. A Korogo, tuttavia, l'equipe Cousteau vi è ammessa e beneficia di un privilegio raro: vedere e sentire i flauti sacri, tesoro del villaggio. Le
agenti del fiume credono che le note dei flauti siano le voci degli antenati che si alleano agli spiriti della natura per dirigere gli avvenimenti e sono ovunque, nelle pietre, negli alberi, nel vento, nell'acqua. Si può invocare il potere degli spiriti con canti e segreti che gli anziani tramandano solamente ad un piccolo gruppo di giovani degni di diventare i guardiani della saggezza del fiume. La nostra equipe impara anche non imbattersi in un grosso adulto. A lungo ricercati per la loro carne, i coccodrilli sono oggi catturati più che altro per la loro pelle, venduta ai negozianti di cuoio. Sebbene venerato come spirito onnipotente, gli abitanti del fiume non vedono nulla di male nell'ucciderlo. Per loro, il dio e l'animale sono due entità distinte. Blessington chiede a che prezzo l'uomo venderà una pelle. Circa $20, gli risponde. Alcuni animali vengono smembrati sul posto, ma la maggior parte viene venduta ad allevamenti come quello di Ludwig Schulz a Dangoram. Schulz acquista gli animali catturati in natura, li ingrassa, affinché raggiungano un diametro di 18 cm, il minimo legale. Allo stato selvaggio, gli adulti di più di 50 cm sono protetti in qualità di riproduttori. Schulz spiega a Mark che si possono comprare coccodrilli con un giro di ventre di 9 cm. In seguito, l'animale viene allevato ed ingrassato finché raggiunge la taglia di abbattimento legale. Lavorando a piedi nudi in vivai che ospitano fino a 900 coccodrilli, il personale di Schulz non sembra certo preoccuparsi dei rischi. Quando si aggiungono giovani coccodrilli al gruppo, il personale prende la precauzione di tenere occupati gli adulti dando loro dell'anguilla tagliata a pezzi. Ma l'impresa di Schulz sembra minuscola se paragonata ad un altro allevamento della Papuasia. Vicino alla città di Lae vi sono dei vivai che ospitano fino a 25.000 coccodrilli. Un gruppo simile consuma ogni giorno 6 tonnellate di pollo a pezzi, le frattaglie di 19.000 volatili. La Papua Nuova Guinea esporta annualmente circa 30.000 pelli di coccodrillo, acquistate dagli industriali giapponesi ed europei. Oggi, tuttavia, le popolazioni selvatiche hanno accennato una rimonta dopo aver rasentato l'estinzione. Questo perché gli allevatori e i cacciatori hanno dovuto attenersi a leggi molto severe.